I giovani democratici hanno tenuto un presidio di protesta in Piazza del Popolo contro il DDL Intercettazioni, con il sostegno del sindaco Matteucci. Abbiamo deciso di organizzare questo presidio perché crediamo che la libertà di informazione, come quella di accertare i reati e quindi una giustizia migliore per questo paese, siano tra i capisaldi della nostra democrazia. E crediamo che questa legge sulle intercettazioni, nonostante la modifica della parte riguardante i blog, che era a dir poco scandalosa, non sia accettabile. Non sia accettabile in un paese civile che appunto necessita di maggiore libertà di informazione, o meglio di totale libertà di informazione e soprattutto di una giustizia che possa garantire sicurezza ai cittadini e quindi che possa accertare la veridicità dei reati o meno. E questo non toglie che noi vorremmo poter parlare d'altro in un momento in cui il paese è in totale crisi, in cui i giovani ormai arriviamo quasi al 30% di disoccupazione giovanile, in cui i contratti sono praticamente solo precari, stiamo distruggendo la scuola pubblica. Il problema è che questo governo ci costringe a parlare anche di queste cose e noi non possiamo tacere davanti a un'ignominia del genere, per cui abbiamo deciso di organizzare questo presidio e di far sentire la nostra voce, anche se la mia al momento non è delle migliori, di far sentire la nostra voce perché appunto nonostante tutta la crisi in cui versa questo paese, non possiamo lasciare sotto silenzio leggi vergogna come questa. Come mai voi giovani democratici vi trovate qui a manifestare contro il DDL Intercettazioni con anche le bandiere del Partito Democratico, quando i maggiori organi comunque cercano una via d'intesa sull'argomento? Beh, adesso comunque il Partito Democratico sul disegno di legge si è espresso in maniera molto negativa e in maniera molto netta. È ovvio che una regolamentazione riguardo all'intercettazione è necessaria, per cui è ovvio che chi sta negli organi istituzionali è giusto che cerchi di trovare, non dico una mediazione perché in questo caso non mi piace particolarmente come termine, però che cerchi una proposta alternativa. Quindi le bandiere servono a questo, a dire che il Partito Democratico su questa legge si è espresso nettamente e in maniera negativa. Questo non significa che poi, quando si tratta di cercare di fare il bene del Paese, non si cerchi anche di portare avanti proposte alternative che possano un po' cambiarla. Però lei è comunque contraria a una via di mediazione, a un incontro. Io, oddio, più che contrario a una via di mediazione, io credo anch'io che la questione delle intercettazioni vada regolamentata. Quindi non mi piace la mediazione, nel senso perché con questo testo di legge, non mi piace la parola mediazione perché con questo testo di legge credo che ci sia poca libertà di mediazione, però ripeto, questo non significa che portare avanti una proposta alternativa e cercare di portarla negli organi istituzionali non sia la prassi migliore da portare avanti. Andrea Ianni per Avvenna Web TV.